Amici e amiche di RBE, torniamo in diretta in questa puntata speciale di Caffè Blu, il programma che ho il piacere di condurre ogni mattina dal lunedì al venerdì, seconda parte della mattinata insieme in replica a partire dalle 23. Una puntata speciale oggi, in questa domenica 12 maggio. Siamo al Salone del Libro a Lingotto e quando parliamo di Lingotto parliamo di Fiat. E quando parliamo di Fiat ci viene in mente una parte importante della storia del nostro paese, non solo di Torino, del Piemonte, ma di tutto il nostro stivale. E in particolare, quando parliamo di storia, parliamo anche di storia che riguarda un periodo dell'Italia che ci porta indietro nel tempo, alla fine degli anni 70, inizio anni 80, insomma il periodo degli anni di piombo e dintorni, il periodo cruciale della storia del nostro paese, insomma alla fine del Novecento. C'eravamo anche noi. È un libro pubblicato dall'Eco del Chisone, l'autore è Walter Bruno, col piacere di ospitare qui nello stand di RBE Radio TV. Walter, ben arrivato, ciao. Grazie, ciao. Ben arrivato su RBE. Dunque, se io guardo la copertina, io sono innamorato delle copertine e dei titoli, c'eravamo anche noi. I protagonisti di questo racconto è Agnelli, in un bel profilo che abbiamo imparato a conoscere in più di un'occasione, ma soprattutto un consorzio, il consorzio Orione. E tra l'altro fa parte del consorzio l'altro ospite che abbiamo qui con noi, Fedele Bosco. Fedele, ben arrivato. Ciao, grazie. Ciao, ben arrivato su RBE. C'eravamo anche noi, è come dire, un modo per far emergere un altro sguardo rispetto a un periodo, quello appunto degli anni di piombo. Ma innanzitutto il consorzio Orione cos'è? Il consorzio Orione è, diciamo, l'insieme delle figure che hanno prestato il loro servizio per la sicurezza degli stabilimenti, ma soprattutto delle persone in quegli anni terribili, anni di piombo. Prima del consorzio Orione ogni stabilimento Fiat aveva le sue guardie particolari, anche guardie dedicate alle persone. Quando c'è stato l'acuirsi del fenomeno terroristico, quando sono stati presi di mira i capi reparto, i capi officina, i capi squadra e poi più su, allora si è deciso di mettere insieme tutti questi particolari di ogni stabilimento per fare un gruppo scelto di persone che si sono occupate appunto della sicurezza di tutte queste figure dal caposquadra fino al vertice massimo, cioè all'avvocato Agnelli. Quindi insomma un consorzio che ha cercato di mantenere la sicurezza, Fedele. Esatto. Ecco, quello che ho apprezzato e apprezzo in questo lavoro di Walter Bruno è la testimonianza. Certo. E far emergere delle figure di cui evidentemente forse non si è parlato abbastanza. Fedele, hai voglia di condividere qualche pensiero rispetto a quel periodo in particolare, o comunque anche tra di voi del consorzio Orione, perché tu so che lavoravi in quel consorzio. Assolutamente sì. La prima cosa che mi viene in mente è che mettere su un consorzio per la sicurezza, parlando di quel periodo, è stato un momento veramente drammatico, perché io come tanti altri miei colleghi a 23 anni ci siamo trovati a delle responsabilità grossissime. La sicurezza che l'azienda Fiat ha voluto mettere su era quella per tutelare il suo vertice, anche perché si era arrivato a un certo punto che quando era successo l'uccisione del Ghiglieno, dell'ingegner Ghiglieno, da lì praticamente si era un po' già colpito quello che era la democrazia sulla stampa dei commenti di quello che facevano i terroristi. Ossia praticamente c'era già un momento critico che l'azienda ha preso e ha tenuto in considerazione, dove ha voluto espressamente dire: qui stiamo andando su un percorso dove non c'è più una libertà anche solo di lavoro e di tutela, anche perché i momenti sono stati quelli che abbiamo vissuto tutti quanti. Lo Stato non era in grado, le forze dell'ordine, di arrivare a tutelare anche un'azienda privata. E da qui quindi nasce l'idea del consorzio Orione, Fedele. Qui tra l'altro ci sono altri colleghi. Esatto, ci sono altri colleghi. E quindi altre testimonianze rispetto a quel periodo lì. Quindi Fedele, io ti ringrazio per essere stato con noi, però adesso lascerei spazio a un altro... Volentieri, guarda. A un altro... Sì, sì. Ecco, grazie Fedele. Prego.
Ok, sono gli occhiali. Okay. Nel frattempo ti faccio un'altra domanda, Walter. Sì, com'è strutturato questo saggio, questo libro che ci riporta a quell'epoca e ce lo fa osservare da un altro sguardo, da un altro punto di vista? Io ho notato in particolare due capitoli che riguardano appunto prima del Consorzio Orione, quindi le vertenze sindacali, il terrorismo. Siamo nella Torino degli anni 70, quindi in un contesto come quello delle fabbriche, che erano ovviamente anche un laboratorio sociale, erano un luogo in cui si discuteva, c'era molto impegno, c'era molta appartenenza. E poi c'è il terzo capitolo che riguarda gli anni cruciali, come tu li hai definiti, anni cruciali 79 e 80. Quindi partirei da questo, sì, da questa parte del tuo libro. Dunque, il libro è fatto di due parti essenzialmente. La prima riguarda proprio il periodo cruciale, cioè c'è una prima parte in cui vengono passati in rassegna gli anni 70, diciamo dall'autunno caldo del 69 per arrivare fino a 10 anni dopo. In quei 10 anni c'è stato un crescendo graduale del, chiamiamolo, sindacalismo esasperato, che quando si andava al di là della contrattazione aziendale, ma si andava giù molto pesanti, magari lui può poi raccontare. Adesso qualcosa, introduciamo l'altro ospite. E poi c'è il capitolo proprio in cui si trattano nel dettaglio i due anni cruciali, cioè il 79 e l'80, quando si è arrivati al massimo della violenza sia terroristica che sindacale, da un certo punto di vista, in Fiat. E questo è un po' il cuore del libro. Io faccio la cronologia e dentro la cronologia ci sono le loro testimonianze su ognuno degli episodi cruciali di quegli anni. Walter, il libro, come abbiamo detto anche in apertura, il tuo libro, come ce l'avamo anche noi, ecco, parla di quei noi. Un libro che racconta non solo questa parte di storia, ma racconta anche i protagonisti. Come hai avuto modo di approcciarti a questi testimoni del Consorzio Orione? Allora, bisogna dire che l'idea base per fare questo libro è stata loro. Io non li conoscevo, non sapevo nulla del Consorzio Orione. Loro si sono rivolti all'Eco del Pisone chiedendo se c'era una strada per arrivare a pubblicare questa cosa, queste loro memorie. L'Eco del Pisone ha sentito l'area editore, che ha suggerito la mia persona perché avevo fatto altri libri intervista su altri argomenti assolutamente diversi, e così li ho conosciuti, mi hanno spiegato cosa volevano e mi è parso subito molto interessante questo aspetto di una storia che tutti conosciamo ma non conosciamo da quel punto di vista, un punto di vista particolare, perché è di gente che era in prima fila ma era defilata, se certo, così si può dire, cioè era dietro le quinte, è un backstage, si può dire, come si usa certo dire adesso, dei fatti principali della storia di Torino, del terrorismo a Torino di quegli anni, e solo loro potevano avere questo punto di vista. Nel libro c'è tutta una parte dedicata alle fotografie, alle immagini che ci riportano a quell'epoca, insomma anni 70, anni 80, e c'è un capitolo, un altro dei capitoli che mi ha colpito, che è il capitolo sesto, semplicemente le persone, quindi coloro che stavano dietro, ed è un piacere per me introdurre il secondo ospite, la seconda testimonianza dopo Fedele. Abbiamo con noi come Vilmo Roletto. Vilmo, ok, Vilmo, ben arrivato su RBE. Grazie. Ritorniamo indietro nel tempo, Vilmo. Chiudiamo gli occhi e torniamo in questi anni raccontati nel libro di Walter Bruno. La prima immagine che ti viene in mente di quel periodo, quella che magari forse hai avuto modo di raccontare, di condividere con Walter. La prima immagine è, se me lo concedete, un po' di incoscienza anche da parte nostra, perché noi eravamo molto giovani in quel periodo. 22-23 anni, come dicevate, sì, delle infatti, prime. Abbiamo affrontato questa rivoluzione in Italia, chiamiamola così, definiamola così, molto pericolosa, ma l'abbiamo fatto con grande sforzo, con grande passione, diciamo. No? Noi eravamo chiamati a formare una squadra che poi ha provveduto alla salvaguardia delle vite, diciamo, dei dirigenti Fiat, a cominciare dal proprietario della Fiat, dall'avvocato Agnelli, tutta la famiglia, a scendere giù, e l'abbiamo fatto sempre con totale dedizione, senza curarci troppo di quello che era, se non tecnicamente parlando, i rischi che correvamo giorno per giorno, sacrificando, e questo lo devo dire perché a onore della storia, la nostra famiglia,
sacrificando il tempo dedicato alla nostra famiglia, che direi abbiamo messo in secondo piano tante volte rispetto alle esigenze dell'azienda. Vilmo, quindi non solo gli stabilimenti, non solo gli stabilimenti Fiat, ma anche le residenze private della famiglia Agnelli, quindi anche la famiglia e le persone vicine alla famiglia. C'è una parte che riguarda ad esempio Michel Platini della Juve, ho letto ad esempio. Ecco, di Michel Platini io non posso dire molto perché c'erano altre persone preposte a questo, però per quel che riguarda la famiglia sì, di per se stesso, perché noi proteggevamo la famiglia, a cominciare appunto dal capostipite, dall'avvocato Agnelli, e tutta la famiglia intera, ovviamente, no? E poi a venire giù tutti i dirigenti, i direttori, i capisquadra, parliamo ovviamente di quegli anni specifici in cui ogni volta che ti alzavi al mattino la prima cosa che facevi, accendevi la radio, se capitava leggevi il giornale e trovavi qualcuno gambizzato, ammassato, ed erano anni tristi. Eh sì, ricordiamo Casalegno ad esempio. Un'altra storia, questa certo. Comunque riguarda sempre quegli anni lì. Certamente. Comunque certo. Era la stampa, era il vice direttore della stampa, e quindi era certo, sempre certo. Della famiglia. E in qualche modo era collegato a. Le dirò di più, quando è successo la faccenda di Casalegno, noi a quell'epoca, io personalmente a quell'epoca, ero di scorta al dottor Cesare Romiti. Eravamo in due colleghi, poi c'era l'autista, lui viveva a quell'epoca al Residency Park. E quindi i terroristi ci sono passati davanti, per forza sono passati davanti a noi, e sono andati a prendere un obiettivo che non era scortato, un obiettivo che per loro era significativo e molto importante, ma non aveva nessuna protezione. Walter, ricordiamo la figura di Cesare Romiti, noi lo ricordiamo anche per la marcia dei 40.000, i colletti bianchi, la risposta a certe situazioni, a certi movimenti, insomma, certo. A certe dinamiche che c'erano in quel periodo. Siamo alla fine degli anni 70, inizio anni 80, un periodo davvero cruciale, direi, della storia del nostro paese. Io volevo ringraziare Vilmo e diamo spazio all'ultimo ospite. Grazie. E all'ultima testimonianza. Nel frattempo con Walter voglio approfondire altri particolari di questo lavoro. Io immagino il lavoro dello storico, comunque dello scrittore, del saggista, insomma in questo caso della cronaca, di ritrovare la cronaca, andare indietro nel tempo a livello proprio di ricordi ma anche di fonti, e quindi d'accordo c'è la testimonianza delle tante persone del consorzio Orione, ma anche cercare di mettere tutti in fila gli elementi del puzzle, come se fosse un romanzo, non dico un giallo, però un qualcosa del genere. Ecco, tutto questo ti ha permesso, Walter, di ricordare quel periodo e di guardarlo da un altro punto di vista. Sì, il mio lavoro è stato quello. Non così davanti, da dietro, da tangenziale, ormai è entrato, ha fatto video bombing, come si dice, venga, non c'è problema. Il bello della diretta, ma noi amiamo le cose così. Dai, Walter, scusami, ti ho interrotto. Ho registrato 14 ore di interviste. 14 ore. Sbobinate tutte? Sbobinate tutte, trascritte fedelmente, le ho sezionate e poi ricomposte seguendo un ordine logico. Quello che secondo me era certo, per dare ordine al racconto, certo, perché alla fine è un racconto. C'è la prima parte, che sono 70 circa pagine, che riguardano proprio la cronologia di quel periodo, e poi ci sono gli altri capitoli che riguardano l'organizzazione di Orione, i personaggi, i mezzi che avevano, gli uomini di Orione per svolgere il loro lavoro, che non dimentichiamo che si svolgeva 45 anni fa, e quindi, per esempio, sulle auto non c'era il navigatore, il loro navigatore era tutto città, il fascicolo di tutto città, quello certo. Che una volta era in allegato con le pagine gialle. Anch'io me lo ricordo, quindi questo vuol dire più o meno gli anni che ho. E poi, che abbiamo. E i telefoni cellulari non c'erano, quindi la comunicazione avveniva via radio, avevano un impianto radio all'avanguardia. C'è qua un tecnico dell'epoca, non faceva parte degli Orioni, era un diciamo affiancato, ma la parte tecnologica per quel che si poteva allora era al massimo. Avevano un'antenna sul Mottarone, quindi il segnale radio loro arrivava fino a Milano, dove andavano quotidianamente. E insomma, c'era davvero un'organizzazione notevole rispetto a questo servizio di sicurezza. Abbiamo con noi la terza testimonianza. Ben arrivato. Il nome, come si chiama? Mi chiamo Gabriele Ferrari. Gabriele, che ricordo? Sì, meglio se vuoi mettersi anche la cuffia, grazie.
che ricordo ha di quel periodo? Ecco, come ho chiesto anche prima a Vilmo e a, sì, e a Fedele, se potesse condensare in un'immagine, ecco, quel periodo, la, la prima cosa che le viene in mente, poi finisco la domanda. Anche lei, appunto, immagino fosse ventenne Molto giovane, sono entrato a circa 25 anni. E, è stato un'avventura, proprio perché c'era uno spirito molto giovanile e abbiamo affrontato questa cosa con molta responsabilità, come diceva il collega prima, lasciando da parte le famiglie, all'epoca io avevo già un bambino, per cui uscire presto al mattino, rientrare molto tardi la sera e sapere che le giornate potevano anche, insomma, finire anche magari anche male. Fortunatamente non è mai capitato. C'è un po' di incoscienza, Walter? O possiamo parlare con un po' di incoscienza? Allora, dettata dall'età? È una domanda provocatoria, diciamo. No, sono stati molto sinceri nel dire che la scelta di entrare in ordine l'hanno fatta per motivi economici. Ma è giusto, e ci mancherebbe altro. Condivido, perché sono coetaneo praticamente. E mi ricordo cosa voleva dire trovare un lavoro che desse la possibilità di sposarsi, ad esempio. Cosa che non era così facile. Ma da lì poi viene fuori certo l'incoscienza, se vogliamo, perché era una situazione non vissuta da altri prima, quindi non c'era un'esperienza precedente nell'affrontare il terrorismo. Questo è. Loro erano in gran parte ex, avevano fatto il servizio presso l'arma, quindi carabinieri, avevano un'esperienza in tal senso, ma contro la criminalità, chiamiamola comune, organizzata, ma contro il terrorismo non c'era esperienza, quindi se la sono fatti man mano andando avanti e avendo dei buoni risultati, perché se poi alla fine nessuno delle persone da loro seguite ha mai avuto attentati, loro non hanno mai dovuto sparare in tutti gli anni di servizio, vuol dire che la loro azione di deterrenza, di prevenzione è servita. Qui ci sono anche delle immagini che ci riportano a quei cortei, vogliamo la trattativa, non la morte della Fiat, i colletti bianchi famosi, ecco, ad esempio, in alcune delle foto che sono disponibili in questo volume c'eravamo anche noi. Gabriele, un'immagine, io vorrei condividere col pubblico che ci ascolta delle emozioni, un'emozione, il primo ricordo che ha e che vuole condividerlo con noi rispetto a quel periodo. Il primo ricordo che ho io, in tutti questi anni che ho passato, che abbiamo anche noi lavorato con delle persone veramente a modo, con le quali siamo stati bene, che ci hanno chiesto veramente tanto, ma siamo riusciti a solidarizzare con loro in maniera continua. In quale stabilimento in particolare ha lavorato? Ma io, tutti, come Rione, un po' tutti, come provenienza provenivo dalla Veicoli Industriali, da ex Iveco. Poi, facendo questo mestiere, Corso Marconi, Lingotto, la Texid, Mirafiori, certo, Fiatavio, tutto quello che era. Quindi si ricorda l'ingresso, ad esempio, a Mirafiori, durante, insomma, i picchetti, io lì volevo arrivare. Io qui ho una cosa proprio personale. Ecco. Fra l'80 e l'85 ero assieme all'ingegner Ghidella. Venne deciso una sera dall'ingegnere di dire basta, dobbiamo smettere di non essere più padroni in casa nostra, nella palazzina di Mirafiori. Domani si entra, domani entriamo. Si andava da altre parti a fare le riunioni. Il giorno dopo l'ingegnere decise di entrare in stabilimento, nonostante i picchetti, c'erano molti manifestanti davanti ai cancelli. Allora avvisai ovviamente il mio direttore, i miei responsabili, il mattino dopo venne predisposto, non alla solita porta dove si entrava, ma a una successiva, che normalmente era chiusa. Con una certa fatica siamo riusciti comunque a entrare, non dico a farla in barba agli operanti, per carità, però loro non si aspettavano questa mossa. Era un segnale per dire guardate che non siete solo voi che occupate la fabbrica è anche nostra, cioè è nostra principalmente. Questo è stato un gioco di forza ed andò bene. Io assieme in macchina con l'ingegnere, con la vettura dei colleghi dietro, fummo raggiunti da mazzate sulla capotta della macchina, però riuscimmo ad accedere allo stabilimento. Insomma, parliamo di un periodo, Walter, in cui c'era tanto fermento, tante idee, tanta ideologia, e tutto questo si contrastava con un periodo, con i fatti di cronaca nera,
che, di cui adesso non è il contesto per dare un giudizio, anche perché ci mancano le basi, ci manca ad esempio anche uno storico dell'epoca, insomma. Quello che mi interessa è la testimonianza, certo, che penso che sia la base del tuo libro, sì. la testimonianza di un consorzio che ha passato questo periodo ed è stato assolutamente testimone e protagonista, insomma. Sì, infatti per ogni fatto, come dicevo prima, per ogni fatto grave, successo a Torino e zona in quegli anni, c'è la loro testimonianza che è di un'angolazione particolare. Per esempio sulla marcia dei 40.000, sì, c'è una testimonianza di chi faceva la scorta a Risio, che è stato quello identificato come l'organizzatore, ma dal libro vengono fuori particolari che forse l'organizzatore era qualcun altro. Non vado oltre perché dovete leggere il libro. Lo so per dirlo io, insomma, so che gusto c'è. Ci sono ad esempio alcune testimonianze che riguardano l'assalto alla scuola di amministrazione aziendale, i licenziamenti alla Fiat, la marcia, come dicevi appunto tu, Walter, la marcia dei 40.000. Lasciamo ai nostri amici, alla nostra amica all'ascolto, alla curiosità di poter scoprire o riscoprire una parte della nostra storia attraverso le pagine di C'eravamo anche noi, gli uomini del consorzio Orione e la sicurezza Fiat nella Torino degli anni di piombo e dintorni, un libro scritto da Walter Bruno, pubblicato dall'Eco del Chisone. Walter, io grazie, ti ringrazio per essere stato con noi, ringrazio ovviamente Gabriele, grazie. Fedele grazie e Vilmo e tutti gli altri testimoni che sono nelle Torre Quinte, non siamo riusciti a far passare tutto, ma io vi ringrazio per essere stati qua con noi ad assistere a questa intervista. Grazie a voi.